Comuni uniti per difendere l'ambiente. Nel Trevigiano si moltiplicano i provvedimenti per fronteggiare l'emergenza inquinamento. A Treviso l'impegno ecosostenibile corre sulla strada. L'amministrazione ha infatti deciso di aumentare gli incentivi per i cittadini che intendano passare a carburanti ecologici o addirittura cambiare le loro auto in favore di veicoli meno inquinanti. Noi abbiamo ampliato la fascia di coloro che possono accedere agli incentivi per cambiare l'impianto dell'auto o per sostituire l'auto, per cui sarà possibile, abbiamo finanziato 50.000 euro per chi acquisterà un'auto anche Euro 4 senza più obbligo di rottamazione come era previsto dal precedente bando, per cui abbiamo allargato la possibilità e contiamo molto che ci sia questa adesione da parte dei cittadini per combattere con noi contro l'inquinamento utilizzando veicoli appunto non inquinanti. 50.000 i fondi complessivi, circa 2.000 euro il singolo contributo per i richiedenti, finora tutti interessati all'installazione dell'impianto a gas. Una ventina di domande di cittadini che intendono cambiare l'impianto auto, e mentre nessuna domanda per chi intende cambiare la propria auto. Diversa la situazione a Zerobranco, dove a mobilitarsi sono i grillini. L'intenzione dei consiglieri del Movimento 5 Stelle è di fare chiarezza sulle delibere comunali che prevedono la vendita di alcune aree di verde pubblico. Quello che chiedono all'amministrazione è di creare un programma di sviluppo del verde, magari partendo da un censimento delle alberature, per curare quelle malate e provvedere alla loro manutenzione, fa sapere il Movimento. Il tutto nel nome della valorizzazione del verde e del rispetto per l'ambiente.